La serie Netflix dedicata a The Witcher è stata un successo. A qualcuno è piaciuta di più, ad altri meno, ma è innegabile che la produzione messa in piedi da Lauren Schmidt-Hissrich abbia colto nel segno. Al netto di qualche difetto, infatti, è riuscita a cogliere le caratteristiche principali dell'universo creato da Andrzej Sapkowski e a riaccendere l'interesse del pubblico verso le avventure dello strigo. Inutile dire che anche i videogiochi ne hanno beneficiato e sono in molti quelli che sono tornati a giocare ai titoli della serie, in particolare lo splendido The Witcher 3. Tra serie TV e videogioco ci sono però molte differenze, non solo a livello della storia. Ecco quindi 5 mod indispensabili se volete giocare The Witcher 3 come se fosse un'estensione di quanto visto in TV. Tornando a giocare The Witcher 3 o cominciandolo per la prima volta dopo aver visto la serie, la prima cosa da fare è cambiare la colonna sonora. Non che quella composta da CD Projekt non sia eccezionale, capiamoci, ma per mantenere una certa coerenza nelle atmosfere è fondamentale avere la giusta musica. Per raggiungere lo scopo abbiamo non una, ma ben 2 mod. La prima permette di avere le tracce della serie al posto di alcune delle musiche del gioco. La seconda invece espande la presenza di Toss a Coin to Your Witcher all'interno del gioco, facendo suonare la canzone composta da Ranuncolo anche da alcuni artisti di strada. Purtroppo non è ancora presente in lingua italiana, ma speriamo in un aggiornamento a breve. La seconda operazione da fare è lavorare un po' sull'aspetto di Geralt. E da dove cominciare se non dalla sua armatura? Con questa mod potremo infatti rimodellare la Caer Morhen Armor per renderla più simile a quella vista su Netflix. Un altro elemento che si può subito modificare sono gli occhi di Geralt. Avete notato come nella serie il livello di tossicità cambi il colore dell'iride e della sclera fino a renderli completamente neri? Bene, questa mod vi permetterà di equipaggiare una maschera che replica questo effetto ogni qualvolta che il livello di tossicità salirà sopra il 50%. Ok, ora che abbiamo lavorato un po' sul look di Geralt, è arrivato il momento di qualcosa di più sostanzioso, e questa mod è proprio quello che fa per noi. Cosa c'è di meglio per aumentare i punti di contatto tra gioco e serie se non utilizzare gli stessi attori? Il pacchetto in questione include proprio nuove texture per Yennefer, che le donano un aspetto molto più simile a quello di Anya Chalotra, una delle star femminili dello show di Netflix. Una modifica che farà la gioia di tutti quelli che hanno apprezzato l'interpretazione dell'attrice britannica. Alzino la mano quanti pensano che Henry Cavill sia nato per interpretare Geralt. Nonostante qualche perplessità iniziale, il lavoro dell'attore inglese è stato infatti straordinario, tanto che la sua interpretazione è considerata uno dei punti di forza dello show. Ci sembra quindi indispensabile avere il buon Harry anche all'interno del gioco, e grazie a questa mod potremmo averlo più somigliante che mai. E con la skin di Cavill si chiude la nostra selezione delle 5 mod migliori per trasformare The Witcher 3 nella serie Netflix. Voi cosa ne pensate? Ne avete già provata qualcuna? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro.